Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo standardo. Sono passate 3 settimane dall'inizio del nuovo semestre e ormai conosco bene quasi tutti i miei compagni di classe. Garrone, che per una malattia è stato assente da scuola 2 anni e per questo è più grande di noi. De Rossi, che è il primo della classe e ci batte tutti, in tutte le materie. E anche il povero Crossi. Abbiamo un buon carico stamani. Spero di vendere tutto, caro. Certo, venderemo tutto, mamma. Auguriamocelo. Verdure! Verdure fresche! Ortaggi appena colti! Verdure! Verdure! Verdure fresche! Verdure! Buongiorno, verduraia. Buongiorno, signora. Mi dica pure cosa desidera oggi. Una melanzana e dell'insalata. Ecco a lei. Crossi è un altro dei ragazzi della mia classe. La sua famiglia è molto povera. E lui ogni mattina deve aiutare sua madre a vendere gli ortaggi. È molto timido e credo che ancora non si sia fatto nessun buon amico a scuola. Grazie. Verdure! Verdure fresche! Oh, buongiorno, mia cara signora. Cosa possiamo darle? Abbiamo molte, molte cose buone stamattina. La ringrazio, ma ho bisogno solo di un po' di insalata e qualche pomodoro. Ma quello è Crossi! Sì, è proprio lui. Ma lasciamolo in pace. Forse non vuol farsi vedere da noi. Già. Adesso vai, caro, e non preoccuparti per me. E mi raccomando, cerca di fare del tuo meglio a scuola. Va bene, mamma, tornerò ad aiutarti alla fine delle lezioni. Tu aspettami qui come al solito. D'accordo. Ciao. Nuovo in ritardo, eh? Scommetto che sei stato a vendere le verdure con tua madre. Non ti ricordi che abbiamo la prova di ortografia oggi? Ti stavamo aspettando da un pezzo. Perché? Ecco, c'è qualcosa che voglio chiederti. Appena il maestro darà il compito, tu lo ricopierai in bella calligrafia per me e me lo passerai. Io? Ma io non posso. Non vuoi accettare? Ma se il maestro Perboni ci sorprende, si arrabbierà moltissimo. Andrà tutto bene, non ci scoprirà. Capito? Forse non sei d'accordo? Sarà meglio che tu pensi bene a chi devi portare rispetto, sia al maestro Perboni o al signor Franti. Veramente io... Senti, ti assicuro che sarà molto peggio per te se non farai esattamente come ti dico. Crossi, cos'è successo? Ehi, Franti, per caso stai di nuovo facendo il prepotente? No, ecco i 3 amichetti. Volete ficcare il naso anche in questa faccenda? Io non gli ho fatto niente. È proprio vero, Crossi? Sì, è così. Anzi, Crossi è un nostro amico.
vero carino? Cosa c'è, Crossi? Rispondi, o i tuoi tre amichetti penseranno che ti stavamo veramente dando fastidio. No, non mi stavano facendo niente. Visto? Vi consiglio di non darvi troppo le arie da bravi studenti e soprattutto di non ficcare il naso negli affari degli altri, o ve ne pentirete. Andiamo, ragazzi. Franti è un ragazzo violento e prepotente, un vero mascalzone. È stato già cacciato da 2 scuole elementari e se ne vanta anche. Ehi, pista! Ce l'ho fatta! Però sei riuscito a concludere qualcuno dei tuoi affari, per caso? Lascia stare, non ho tempo. È solo che mi sono preparato benissimo per l'esame, ho una preparazione. Preparazione? Già, mi riferisco a questo. Guardate, ragazzi, che ve ne sembra, eh? Opla! Sono furbo, vero? Carozzi, che cosa significa? È semplice, ho copiato sulle unghie delle mani tutte le parole che potranno essere nel compito di oggi. Funzionerà benissimo, vedrete, ragazzi. Così abbiamo cominciato il primo compito di ortografia del nuovo anno scolastico. Ma la cosa che mi preoccupa di più è cosa succederà se il maestro Perboni scoprirà l'imbroglio di Garoffi. Cosa succede, Garoffi? Niente, niente, signor maestro. Stai attento, ragazzo. Vedo che hai dell'inchiostro sulla bocca. Non dovresti bere l'inchiostro. Sì, signore. Fammi dare un'occhiata, per favore. E su, ti prego, Stardi, dai. Ai, 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 oh, ah! Garoffi, che succede ancora? Niente, signor maestro, mi si era addormentata una gamba, ecco. Garoffi, la tua gamba si addormenta quando cerchi di copiare? Mi dispiace, signor maestro. Silenzio, ragazzi. Stardi è un bisbetico e non vuole parlare con nessuno. Specialmente durante i compiti in classe, chiunque cerca di parlare con lui si prende come risposta un bel calcio sugli stinchi. E questo è Votini, uno snob. Suo padre è uno degli uomini più ricchi di Torino. Si dà sempre tante arie e mette in mostra tutti i suoi oggetti e gli abiti di lusso. Per questo è un ragazzo poco simpatico a tutti. È molto vanitoso ed è geloso di De Rossi, che è il primo della classe. Carlo Nobis ha qualcosa in comune con Votini e sembra che vadano abbastanza d'accordo. Il padre di Carlo Nobis è un membro dell'assemblea cittadina di Torino. È per questo che lui si ritiene una persona importante almeno quanto il padre. È un ragazzo prepotente. Ma il peggiore attacca Brighe e Franti. Non c'è proprio dubbio. Allora, ti decidi o no? Che cosa succede là? No.
Al diavolo questo maledetto compito. Povero me. Sono perduto. Ragazzi, finito di consegnare. Spero. Ero convinto che avrebbe. Un po'. Eppure mi hai parlato abbastanza chiaro. Ora avrai la lezione che ti meriti. Ecco, prendi questo e questo. Ehi, cosa gli state facendo? Mi pare il compito. Non mi sembra giusto che diate fastidio a... Per lo studente Bottaggio De Rossi, non posso sopportarlo. Cosa? Perché non smetti anche tu? Con uno grande... Senti, se vuoi fare la lotta... Che io sono... Non farlo, Garrone, non farlo! Io odio fare la lotta. Nulla. Scoppia dentro. Mi giro per i miei vestiti stretti. Malato per... Stufo. Ma... Il fegato. Fermo, Garrone! Non preoccupatevi. Allora... Puoi muovere, sì o no? Vuoi ancora provare? Garrone! Garrone! Garrone, l'ho davvero spaventato a morte, vero Antonio? Sì, è vero, hai visto la tua faccia, sono davvero terrorizzata. Sì, Garrone, sei stato veramente molto in gamba. Beh, per la verità io ho cercato solamente di non fargli del male. Io sono preoccupato, potrebbe anche cercare di vendicarsi. Ehi, ragazzi, ma dov'è finito Cross? Io non lo vedo qui intorno. Finalmente ti abbiamo preso. Ehi, Crossi, lo sai cosa mi hai fatto? Mi hai fatto prendere in giro da tutti i compagni. Franti, ma io non volevo. Silenzio, ti credi di essere? Sei solo un miserabile venditore di verdura. Ehi, ragazzi, adesso facciamogli sentire come fa suo padre. Bene. Verdura, verdura fresca. Signore, verdura fresca.
dura! No, no, guarda che sua madre ha la voce ancora più gracchiante. Sono una povera verduraia, oh signora, sia gentile, compri la mia verdura, sono una povera verduraia! Vi prego! Gatti! Chi ha gettato il calamaio? Chi ha gettato il calamaio? Voglio sapere subito chi è stato. Sono stato io, io ho gettato il calamaio. No, non sei stato tu. Ragazzi, si alzi in piedi chi ha gettato quel calamaio. Crossi, sei stato tu. Io... Crossi, smettila di piangere adesso. E dimmi perché l'hai fatto. Tu sei un bambino tranquillo, non riesco a crederci. Loro si prendevano gioco di mia madre. Non ho saputo controllarmi. Mi dispiace. Va bene, calmati ora. Torna al tuo posto. Chi è stato a fare arrabbiare Crossi? Chi è stato? Ci risiamo. Approfittando del fatto che siete in tre, avete dato di nuovo fastidio al vostro compagno. Un innocente che non vi ha fatto niente di male. E come se non bastasse, vi siete presi gioco di sua madre. Avete fatto la cosa più brutta e vergognosa. La verità, purtroppo, è che voi siete dei vigliacchi. Garrone, sono molto contento della tua condotta. Stare dalla parte dei deboli, dimostrare loro la propria amicizia, è la più bella cosa che possa fare un essere umano. A scuola? Oh, benissimo, mamma. Sono molto contenta. Lascia fare a me. Ma... Verdura, verdura fresca, verdura appena colta, verdura, signore, verdura. È un angelo il mio bambino. Verdura, comprate la nostra verdura, signori, verdura, verdura. Ecco, così, bravo. Bene, molto bene. Garrone non è solo grande di età e statura, ma è grande anche di animo. Sì, babbo, e devo dire che dopo l'incidente di oggi in classe mi piace ancora di più. Ho saputo che si prende molta cura soprattutto dei bambini più piccoli a scuola. Te l'avevo detto, per questo è molto simpatico anche noi bambini di prima classe. Enrico, per imparare queste cose devi frequentare soprattutto i tuoi compagni migliori. Lo so, Silvia.
Mi fa davvero piacere che tu abbia dei buoni amici nella tua classe. Credo che sarebbe davvero molto bello se un giorno tu li invitassi tutti qui a casa nostra. Sì, babbo, ma c'è quel Franti che è un prepotente e ci sono anche altri bambini che non mi piacciono per niente. Ascolta, Enrico, credo che tu stia sbagliando. Anche se non si comportano da bravi ragazzi, qualcosa di buono in loro deve esserci. Quindi anche Franti deve avere in fondo al cuore qualche buona qualità. E sono sicuro che il maestro Perboni vuole aiutarli a scoprire proprio il loro lato migliore, sai? Sarà davvero come ha detto mio padre, che anche un cattivo ragazzo ha sempre in sé qualcosa di buono. D'ora in avanti voglio farmi molti amici e in ognuno di loro cercherò il lato migliore. Ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola, verdi giorni che non tornan più. Quanti giorni su quei neri banchi, quanti sogni non ricordo più, ma un pensiero assopito si fa avanti, è quel libro che leggi ora tu. Il tamburino sardo corre senza aver paura, alto tiene il suo stendardo.